Sì, innanzitutto buonasera a tutte. Allora, provo a dire innanzitutto che cosa la provincia fa, la provincia di Milano almeno, perché la provincia di Milano ha comunque attivato, visto che è competente per le scuole superiori, un progetto di cui peraltro si è parlato anche oggi in zona 6 durante una bella iniziativa di cui poi vi parlerò, che è quello di dare voce a chi voce non ha. Ed è un progetto che mette in rete le scuole che vogliono partecipare per far sì che aderiscano alla possibilità di lavorare sul riconoscimento della violenza, sugli stereotipi e quindi coordinarsi per poi partecipare a questo concorso che darà loro visibilità attraverso dei filmati che i ragazzi e le ragazze organizzano nelle scuole. E quindi c'è un avvio di progettazione e di coordinamento. Naturalmente le scuole possono aderire su base volontaria, quindi non c'è chiaramente un impegno fisso per le scuole, però sanno che la provincia mette a disposizione dei fondi per questo progetto e quindi è già comunque un'iniziativa che, da quello che ho sentito anche oggi, questa iniziativa di zona 6 a Milano ha dato degli ottimi risultati. E quindi un'attenzione siamo riusciti ad avere. Quello che però, secondo me, dovremmo noi cercare di attivare, e io vorrei tanto che proprio anche come partito diventasse una delle priorità nell'applicazione della legge, ma non solo, proprio nelle priorità dei progetti formativi delle scuole, dal momento che parliamo di relazioni, di difficoltà di relazioni, perché noi in questa fase vediamo in Regione Lombardia, ma non solo, che quello che avviene sono appunto violenze con le persone, violenze da parte delle persone che conosciamo, in famiglia, domestiche. Sappiamo che la Lombardia è all'apice, Lombardia dove peraltro il movimento delle donne ha una storia lunghissima, ricchissima, ciononostante all'apice in Italia c'è la Lombardia per quel che riguarda le violenze. Allora significa che noi quello di cui dobbiamo occuparci sono proprio le relazioni tra le persone. Allora io credo che noi dovremmo, visto che questo è il tema da cui parte il rispetto e il riconoscimento dell'altro, delle differenze, dovremmo iniziare da piccoli, perché questo dovremmo pretendere noi, che ci siano dei progetti formalizzati, che tutte le scuole intervengano con modalità diverse, a seconda dei livelli, dei gradi di scuola, però che sia sempre previsto nei progetti formativi un percorso che permette ai ragazzi e alle ragazze di ragionare sugli stereotipi, sul rapporto con l'altro, perché la scuola è il luogo, insomma, privilegiato dove c'è questo incontro tra ragazzi e ragazze, tra bambini e bambine, è il luogo dove si creano anche delle relazioni di fiducia, anche con l'adulto, quindi dove c'è la possibilità di ragionare su quello che si prova verso l'altro, che si sente, ed è la scuola poi che è là anche il luogo, questo è molto importante, in cui si possono raccogliere bambini, bambine, ragazze e ragazzi provenienti da etnie diverse, da livelli sociali diversi, da livelli culturali diversi, quindi è proprio quel luogo dove si riesce a creare una relazione più diffusa e quindi un ragionamento più ampio. Per cui mi piacerebbe che diventasse una priorità, perché noi non dobbiamo lavorare sull'emergenza dei casi che stanno sempre aumentando, ma dobbiamo far sì che questo tema entri proprio nell'agenda non solo politica, ma anche nei progetti formativi della scuola, proprio perché da lì si può partire con una costruzione di relazioni diverse. Allora, questo è un po' lo spunto che vorrei dare io di progettazione per il futuro. E non solo per questo, ma anche perché credo che sia importante che già da piccoli, ma per noi insegnanti e formatori, si ragioni sul fatto che, appunto, non essendo un'emergenza, non va confinata, come si diceva prima, negli episodi di follia, nei momenti. Non andrebbe neanche scritta solo nella cronaca nera, secondo me, una vicenda di violenza, perché è un fatto di emergenza di tipo sociale, politico e culturale. Quindi è un'emergenza per il paese e per questo deve diventare un tema di cui noi ci occupiamo trasversalmente, sia nell'agenda politica per le leggi che la riguardano, sia nella formazione. Allora, questa è la proposta e la richiesta che viene dalla scuola, perché la scuola, come sapete, vive di tantissime progettazioni che sono però spesso basate sul volontariato, sull'attenzione degli insegnanti. Noi a scuola lavoriamo sempre sul rispetto dell'altro, perché è comunque la base del nostro modo di lavorare e di impostare. Però avere persone preparate ad aiutarci a riconoscere anche certe situazioni e certi disagi dei ragazzi, penso anche ai temi adesso delle reti online, quindi di tutta la parte del cyberbullismo. Allora c'è tutto un mondo
nuovo e diverso che anche noi come docenti fatichiamo ad affrontare e abbiamo bisogno di strumenti, di preparazione, di formazione per poter di questo parlare con i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quindi sta cambiando anche la modalità di relazione tra i ragazzi e noi dobbiamo avere gli strumenti per parlarne con loro, che peraltro sono già molto in difficoltà da quello che arriva dai media, perché comunque dai media l'immagine, io credo che la condizione della donna, la situazione nostra in questo momento dipenda anche molto da quella che è l'immagine, da quello che è intanto il nostro essere nello spazio pubblico, perché sicuramente la marginalità delle donne nello spazio pubblico influenza anche il modello culturale e sociale della nostra società, ma anche quello che arriva dai media e quindi anche le immagini che noi abbiamo, tutto quello che ci arriva lì, mette in difficoltà i ragazzi nell'affrontare, c'è molta violenza anche in questi videogiochi che loro usano spesso, c'è una modalità di usare il corpo della donna proprio violenta anche per loro e loro hanno bisogno di parlare perché si trovano in una situazione difficilissima perché questi sono gli strumenti che loro usano tutti i giorni, ma si rendono conto che non è quella la relazione giusta e quindi hanno la necessità di avere dei luoghi di ascolto e i luoghi di ascolto, il luogo migliore è quello della scuola, quindi io credo che questa sia proprio una priorità. E a proposito di luoghi di ascolto, vorrei appunto anche raccontare di questa iniziativa di oggi, visto che siamo comunque nella provincia di Milano, a Milano, perché oggi è stato inaugurato uno spazio di ascolto di una zona, la zona 6, in collaborazione con la zona 7, e questo è anche un altro momento molto importante che andrebbe diffuso, cioè tutti gli spazi possibili per raccogliere difficoltà, per raccogliere momenti di bisogno di parlare, perché tante volte non si riconoscono anche le situazioni di violenza, allora è necessario avere dei luoghi dove sai che puoi andare a parlare liberamente e la diffusione di questi luoghi il più possibile sul territorio è importantissima, anche su questo non ci sono finanziamenti, oggi abbiamo appunto partecipato a questa bella presentazione basata molto sul volontariato, però esiste una rete diffusa che fortunatamente può sostenere anche questi progetti, ma abbiamo bisogno di finanziamenti, è tanto importante che anche su questo si lavori e anche rispetto alla legge approvata in regione, in provincia per 2 anni di seguito, visto che non si sbloccava la situazione della legge, il 25 novembre abbiamo sempre proposto una mozione poi approvata all'unanimità in cui si sostenesse la necessità di una legge. Nell'ultima proposta, quella dell'anno scorso, in realtà abbiamo anche aggiunto una parte in cui si chiedeva anche che in tutte le ASL ci fosse la possibilità di avere un luogo di ascolto, uno spazio di ascolto che poi serve per chi si sente in difficoltà ad avere poi l'orientamento al luogo giusto dove può avere il sostegno di cui necessita. Quindi davvero una diffusione, la possibilità di parlare, di riconoscere queste situazioni, perché come avviene per i bambini anche per gli adulti spesso non si riesce a individuare la situazione nella quale ci si trova e quindi io credo che anche su questo dovremmo lavorare molto, cioè la diffusione maggiore possibile di tutti questi spazi di ascolto, perché purtroppo il tema è davvero importante, serio, in aumento e quindi va affrontato in tutte le possibilità, con tutti gli strumenti che abbiamo. E quindi mettiamo in rete tutte le associazioni, che sono tante nella nostra città, ma immagino anche altrove, e facciamo sì che queste servano a sostenere i nostri progetti. Però per quel che riguarda la scuola, lavoriamo perché davvero fin da piccoli si possano avere dei percorsi in cui di questo si parla, perché è riconoscere qual è il tuo rapporto con l'altro, qual è il rispetto che hai di te e dell'altro. Io ho partecipato anni fa, per esempio, a un bellissimo progetto che purtroppo poi è finito quasi nel nulla, ha prodotto qualcosa di interessante ma non si è più lavorato abbastanza su questo, che si chiamava Polite, cioè pari opportunità nei libri di testo. Questo era un progetto europeo molto interessante che serviva proprio a ragionare, perché anche per gli insegnanti a volte è difficile capire quali sono gli stereotipi che comunque passano senza nemmeno che loro se ne rendano conto inconsapevolmente, e spesso i libri di testo sono uno strumento pieno di stereotipi, perché le immagini, appunto io insegno lingua straniera e le immagini classiche anche per imparare la conversazione abituale quotidiana sono quelle del papà seduto in poltrona, della mamma che lava i piatti e del bambino che intanto chiede qualche cosa. Allora, già quell'immagine è uno stereotipo pesante che noi abbiamo fin dalla tenera età. Allora lavorare anche su questo, sono tanti gli strumenti,
però è necessario che il ragionamento sia continuo, che l'attenzione sia costante e che quindi ci sia davvero un lavoro condiviso tra chi si occupa di formazione e chi invece sa affrontare queste tematiche perché da tempo le studia e quindi è competente. Allora io spero che su questo noi insisteremo moltissimo nella nostra progettazione futura per un paese in cui tutto questo sia un ricordo al più presto possibile. Grazie.